thank you Dopo più di sessant'anni anni, me fiola la portà a le galete dei cavalieri, vode, perché il bisol diventa farfalla, l'era na via da un bel po' de tem. Non se sa chi la tignu via ste galete per così tant'em, Forse l'era staide smentegada in qualche soler e in bel di qualche dume la trovai, ma gnae anche da letarme. Le saveva da vecchio, e le era ancor zalde come una volta. Allora ho pensato di cciaparle mam e di farle vedere alla meneodina per spiegarle come una volta si arleveva i cavalieri per far la seda. Mi pare appena algeri quando la mefamea l'ha piantata lì di allevarle. L'era il 1943, durante la seconda guerra mondiale, quando Ia bombardò Trent e mia sorella era nata proprio a Tor e un bel po' di cavalieri da arlevar. Le sta quella lì l'ultima volta che vis le galette, ma veden come se feva. Ma come se feva e veden dopo, perché prima devo dare un caro saluto agli amici di Telegarda, agli amanti del dialetto, che spero sempre numerosi, spero di trovarvi sempre in buona salute, pronti a recepire quei pochi insegnamenti modesti che cerco di darvi attraverso... Queste letture attraverso anche gli incontri con gli ospiti che di volta in volta vengono qua ad Arco appunto a presenziare a queste puntate. Oggi vedete che parliamo della bachicoltura, cioè dell'allevamento, della coltivazione, coltura sempre coltivazione, ma meglio dire l'allevamento dei bachi da seta che in dialetto sono i cavalieri, cioè i cavalieri. E per presentare questa puntata così a Mio parere interessante perché ci riporta un po' a un'attività caratteristica di 50-60 anni fa qui della nostra zona, ma anche di tante altre valli del Trentino. Per parlare di questa attività, eh, ho qui Marina Cornella, che avete già sentito. Ciao Marina, che ho strappato alla filodrammatica arcobaleno, eh, me la tengo stretta. Qui ogni tanto viene a darmi una mano. E non possono salutare la mia collaboratrice 5 Stelle, ma l'altra volta mi ha detto: No, 10 neanche 2. Anche, neanche due, è per no. Bacono, mia collaboratrice 5 Stelle, <ride> Bice Failo Carmellini, che si firma Fabi quando scrive le sue belle okay. poesie dialettali. Bene, perché ho qui loro due? Beh, Marina avete già sentita che ha letto questa prosa, appunto, di inizio di questa puntata sui Cavalieri. Ecco, prose che Marina Cornella leggerà ancora, intervallate però da alcuni versi, letti questa volta da Bice versi tratti da una bellissima poesia di Vittorio Felini, che è un poeta vissuto a cavallo del 1800, e intitolata questa poesia, Quando il cavaler fa la galetta, cioè quando il baco da seta costruisce il suo bozzolo, ecco per tradurla in italiano. Quindi, grazie ancora, ben ritrovati, e allora andiamo avanti con l'allevamento dei bacchi da seta. Sentiamo cosa ci dice ancora la nostra, anzi Marina, Marina. Appena nati i cavalieri gli è piccoli che il puoi su un empià da cosina, ma un po' tempo tempi diventa così grandi che bisogna metterli sulle arelle e indensito un po' cald perché gli è come i poiati che noi deve chiapar fret. Venendo me in mente così, mi me ricordo dei versi del 1907 del Vittorio Fellini. Le piccoli come in punto stamparsi sui ma vengo su grande impressa che in magna foglia ha Appena venne fuori da quella somenzina, con solo la foglietta si lascia lì in cucina. Ma dopo una dormida si fa su grossette e allora sulle arelle si fa su un bon letto. Per farli crescere bene, che voleva buon tempo, bastava un po' di fretta e ne va tutta a farsi benedir. Saveva lavorare per niente. A quel tempo le case dei contadini le era fredde, non che era il riscaldamento come Ancoi. Come passeva il tempo, aumentava il dafar perché gli era famati come i luzzi. Sentima ancora cosa disse il Fellini del Cavaliere. Il fa quattro dormide e dopo desmissià, il mangia come un orso le è sempre più famato. Cosa che deve da mangiare? Foglie de morer tagliai piccole come sicoria i primi tempi, sempre più grosse dopo quando gli era diventati grandi. Quando i magneva, i fevan rumor che pareva una pioserellina di sta. E il fellini così nulla conta. Sin crepico stiavano che da lavorar, ma quando il magna furia, le robe da crepar. Ma non era solo da tor su foglie, bisognava anche netar dalle cacche e dai cavalieri morti i letti de paia sulle arelle. G'era sempre un odore da far cascare in drio. E la storia del cavaler la neva avanti. Da negro come l'era le diventa biancot, adesso poi chiamarlo un vero brigolot. Passando i dì, era sempre pu da lavorare e sempre pu bisogno di spazio. Se feva su anche a di arele, in su da pali delle imbe grossi perché il peso era grant. Dopo una quarantina di dì, Cavaleri cominciava a mangiare de mem e diventeva lenti nel muoversi. I qualcosa per ciapparse. era del color della mele, zaldi come l'oro. E il Felini il conta proprio bene questi momenti della vita dei cavalieri. Ormai le grosse lustro, le quasi come in Il butta fuori le sbave e il varda avanti e Non cerca più la foia, il cerca una bacchetta per tacarsi sui suoi fili e farsi la galetta. A questo punto gli era ben Mauri, pronti per fare la galetta e in donarghe dente e rasserarsi su per diventare fuca. E dopo, una farfalla pronta per fare con coi cavalieri piccoli. I versi del Fellini gli spiega Bem cosa si doveva fare. Allora se che mette un po' di sarmentei e ora se che slarga un par de panisei. Se metteva Bem Bem i letti da tutta la sporcaria e se che metteva su dei sarmentei perché così i cavalieri i gettacheva i fili da seda per fare la galetta. S'ora tu veniva destendo un vecchio linzol e intan che l'ul fileva se feva una dormidina, una polsadina, perché sarà strachi e se speteva. Ma se pensava già a quel che se poteva guadagnar da tutto sto laurar, l'è sempre il fellini che il ne lo dis. Se varda sui listini che vende la città, se dà una gran ricerca e quanti pagherà. L'era anni magri, Difficili, così tutti spetteva di sapere quanti scherzi sarie sarebbero guadagnati. Allora, allora i cavalieri l era l'unico modo per giappar dei soldi, magari per pagare qualche debit. L'importante era che ne stu bene, niente malattie per i cavalieri. Se i prezzi saranno buoni, se si può l'indina pressa, comprarle all'amorosa e un bel libre da messa. E in quegli anni par che regalare all'amorosa un'amica un bel libretto da messa fosse una bella roba. E le gallette? Quando le era state fatte, era un spettacolo vederle, tonde di serata dorata. Adesso se le toleva su pian pian, levando dei fili brutti da scartare. Le veniva messe nei sacchi, stando attenti a non rovinarle. Poi se metteva tu sui cari, coi bo o coi cavai. E se partiva a pe' per trent' in dove le aziende agrarie, con la Filanda. Ecco la conclusione della poesia del Vittorio Fellini. Allegri, via coi zerli, corrente alla Filanda, che ancora tanti misteri lasciati da una banda. Quando tornava a casa Trent, passando per il bus de vela, gli uomini si fermavano al Paisiel, un piccolo bar, e lì con i soldi guadagnai in scarsella, si beveva una birra, forse l'unica di tut l'anno. Dopo tanto lavorare, mi pare una roba che così si poteva farla. Bene, tu sto a però, che vorrei anche per voi una birra, no? Chi però non è il paesienno, che è solo il Fabio Gallas, ma chi mi pare che il Fabio Gallas non ha niente da bere. E quindi bisogna partire da Bene, allora, grazie alla Marina, grazie alla bici, avete sentito che bella storia questa sui cavalieri, sui Bacchi da seta, e questa storia alternata fra prosa e... Versi, versi, tratti da Vittorio Felini, che mi scuso prima, ho detto che è vissuto a cavallo dell'Ottocento, no, è vissuto a cavallo del 1900 7, eh, quindi chiariamo 107. subito. Per, Vittorio Felini si stava un po' rivoltando nella tomba, ha detto questo qua oh. prende lucciole per lanterne, anni per altri anni, bene. Eh, sulla bachicoltura, però, vorrei soffermarmi un attimo per eh, ricordare che anni fa, esattamente nel 1985, pensate un po', 31 anni fa. Il professor Cesare Bertassi su Il Sommolago, questa rivista che qui nell'Alto Gardo ormai è da anni presente, Ricerche di storia, storia locale, Cesare Bertassi appunto ha fatto una bellissima ricerca in due puntate, ripeto, sul Sommolago, sulla bacchicoltura, cioè sull'allevamento dei bachi da seta. E naturalmente voi vedete in sovraimpressione alcune delle immagini che noi. Prenderemo da questi libri, naturalmente citando la fonte, che è appunto il Sommolago, perché così vedrete meglio spiegata questa attività appunto dell'allevamento dei bachi da seta. Bene. Adesso vado naturalmente al vocabolarietto eh, che ha a che fare con la bachicoltura. Partiamo dalla rela, eh, il graticcio, questo letto su cui appunto venivano posti i bachi. E dove mangiavano, crescevano, puzzavano, e morivano dormivano. e dormivano. E dormivano. E dormiva. Poi il brigolot, questo bel accento, vedete, fonico aperto sull'ultima O, è il bruco, il verme. Beh, il cavalier, l'abbiamo già detto, plurale cavalieri, è il bacco da seta. La galeta è il bozzolo del bacco da seta. Sarmentei, piccoli tralci di vite, di vite, esatto, di che, vite. sui quali poi si Appen aggrappava appendeva. e appendeva i fili. La spelaia. Ecco, cos'è la scarto spelaia, del, della, del bozzolo. Lo scatto del prime... bozzolo. La, la prima seta che sì. si ricavava era la spelà, che comunque veniva utilizzata. Sì, visto? sì, la, la filavamo dopo quella. Sì, sì. Filava. Ecco, perché devo dire, vedete Anche che la Marina si è un po' defilata, perché dice io non conosco molto. Invece la bice l'ha vissuta le direttamente spelaia. questa lo esperienza. Ma proprio le prime sbavature, come inizia a chiudersi dentro, è quella, si ecco. tirava via. Quindi bice tu la bacchicoltura l'hai conosciuta? Perché sì, l'hai sì, praticata? Sì, sì, In certo. casa avevi i bachi da seta. E quindi sai tutto. Anche però. due piani facevamo. Ecco mi piace che mi dicevi parlando prima che colpiva il rumore del mangiare. Eh. Ah sì, il rumore, quel, quel, la pioggerella sembrava proprio una pioggia leggera d'estate, è bello sentire. Ho capito. Non l'odore, l'odore. Ma riesci ancora ad averla in mente, questo rumore te lo senti ancora in Come mente. quando sento la pioggia leggera mi vengono in mente. in mente i bassi, i eh, cavalleri. Esatto, i cavalleri. Esatto, esatto, e te vei magari anche un po' di una, una, una lacrimuccia, no? Beh, bei tempi da ricordare. Comunque. Perché sei ragione. Ma no, certo. E eh. alla eh, bici che piaceva restellare il fem. No. <ride> Ah, sì. Sì, sì, quello sì. Invece non te piaceva tossire le naso patate. patate. No, Inar su patate la dice... La terra è bice... masa bassa per me, le diceva eh. mia eh. mamma. Invece resta là, ecco, vedete okay. quindi la bice. Capite perché ho qui lei come Tanti collaboratrice passati. 5 Stelle perché uh. ha vissuto tante di quelle cose che noi cerchiamo di presentare ai nostri amici Mezzo del stile. dialetto. Direi che a questo punto siamo proprio arrivati alla fine. Adesso si avvicina di nuovo la Marina, che ringrazio di nuovo, ecco, ma ormai no. ho detto anche lei, questa. Sarà una brava, collaboratrice, brava. diciamo, di 5 stelle anche lei. Possiamo dare i oh, 5 stelle, brava, Bice? Marina che ha più voce più tono. No, più voce più tono. ormai. Veccia come il Bacuc. Esatto. Veccia come il Bakuk, ecco. Così ricordiamo che è un modo di dire. Okay. Naturalmente, grazie Bice. Eh? Grazie. Spero sempre di averti qua. Speriamo di stare Speriamo. in salute. Di stare in salute. E spero anche voi, cari amici, di essere sempre in salute, pronti a ritornare a seguire le nostre puntate di non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Vi aspetto e vi saluto di nuovo. Arrivederci. Arrivederci anche da noi. Arrivederci.